Ebbene sì, ci siamo. Dopo 5 anni si sono conclusi i lavori per le piste ciclabili. Qua da San Lorenzo iniziamo con il nostro tour in compagnia, far vedere un po' la vastità e l'importanza di questi 10 km di rete di piste ciclabili realizzate nel comune di Parabiago. Ma lungo questo breve percorso ci collegheremo con tutti gli altri pezzi che ci porteranno proprio nel cuore della nostra città di Parabiago e con delle altre piste ciclabili molto importanti. Dai ragazzi, ci siamo, partiamo per questo tour. Eccoci qui in questo punto che è veramente un punto importante di intersezione per le piste ciclabili parabiaghesi fra la pista ciclabile cittadina e la pista ciclabile regionale Greenway Fiumelona. E questa pista ciclabile ci collega a Nerviano con la città di Legnano all'interno di un percorso paesaggistico e naturalistico veramente interessante. Perché? Perché tocca e lambisce proprio il corso del Fiumelona. E qui in questo punto abbiamo anche la presenza di 2 OSI realizzate dall'amministrazione comunale sia in collaborazione con la Regione Lombardia che con la collaborazione del Liceo Scientifico Cavalleri. Una è l'OSI Parades, che è un laghetto artificiale realizzato con i fondi di compensazione per la realizzazione della piastra di Expo 2015, mentre l'altra è l'OSI di Pace e Bellezza, creata proprio dall'Istituto Liceo Cavalleri di Parabiago, anche qui attingendo dei fondi europei. Questo è proprio veramente un punto importante per la nostra città, per la valenza ambientale e naturalistica e per le diramazioni di queste 2 importanti piste ciclabili. Ora ragazzi, siamo pronti, possiamo ripartire per il prossimo viaggio verso il centro di Parabiago, proprio all'interno della città di Parabiago e verso l'Istituto Maggiolini e il Liceo Cavalleri. Andiamo! Siamo arrivati a un altro punto importante della nostra ciclovia, che è proprio l'ingresso agli istituti Maggiolini e Cavalleri. Qui l'amministrazione, grazie a questo progetto delle piste ciclabili, come abbiamo detto, finanziato dalla Comunità Europea, è riuscita a sistemare l'ingresso e tutti quelli che sono gli spazi pubblici dedicati alla sosta dei pullman. Sì, questo tratto di via Spagliardi era un grandissimo problema di viabilità. Con la realizzazione della pista ciclabile siamo riusciti a realizzare i golfi per il parcheggio dei pullman,
creare delle aree di sbarco e di imbarco dei ragazzi in piena sicurezza per permettere a tutta la popolazione scolastica che gravita tutta attorno a Parabiago per venire all'Istituto Maggiolini e al Liceo Cavalleri in piena sicurezza qui a Parabiago. Adesso ragazzi proseguiamo e raggiungiamo il canale Villoresi, dove incrociamo un'altra importante ciclovia regionale che è l'anello verde-azzurro. Bene, eccoci qua sul canale Villoresi, qui intersechiamo la pista ciclabile regionale, l'anello verde-azzurro. Questo punto è importante perché la ciclovia comunale interseca quella regionale e attraverso questa pista ciclabile regionale ci possiamo tranquillamente raggiungere Villa Reale di Monza o andare dove nasce il canale Villoresi, ovvero alla diga del Pan Perduto. Bene, in questo punto tra l'altro abbiamo anche dei sensori che ci contano, ci permettono di contare il numero di passaggi sia di ciclisti che di persone a piedi lungo questo asse viario molto importante per comprendere la vera portata, la vera importanza di questa pista ciclabile. Bene ragazzi, adesso ci avviamo verso Viale Lombardia e il ponte della stazione. Andiamo ragazzi! Well, it's now. Siamo arrivati a un'altra intersezione della pista ciclabile sul canale Villoresi. Questo punto all'altezza proprio del ponte del canale Villoresi di Viale Lombardia con Via Cavalieri si snodano due piste ciclabili. Quella che va verso la stazione di Parabiago, dove c'è l'intervento appena realizzato che collega proprio la stazione di Parabiago lungo Via Cavalieri. O si va verso la frazione di Villa Stanza tramite il canale Villoresi medesimo, oppure si percorre questo nuovo tratto, un importantissimo tratto voluto dall'amministrazione comunale in questi 5 anni, che collega l'unico pezzo esistente del passato di Viale Lombardia della zona industriale fino direttamente alle scuole medie Rapizzi, passando dal campo sportivo Venegoni Marazzini, dall'oratorio della parrocchia di Ravello, dalla scuola di Via Brescia, per giungere proprio alla casa di riposo, alla casa del nonno e andare direttamente alle scuole medie Rapizzi. Da là poi si potrà andare in direzione della stazione e tornare verso il municipio. Bene, attraverso questo intervento che abbiamo voluto nel corso dell'ultimo anno siamo riusciti veramente a creare un anello che è una vera e propria circonvallazione ciclabile della nostra territorio. Bene ragazzi, avviamoci adesso in quest'ultimo tratto verso le scuole medie Rapizzi. Andiamo!
Benissimo, il nostro giro sta quasi per concludersi. Siamo arrivati presso la stazione di Parabiago, dove l'amministrazione comunale sta facendo i lavori di rifacimento del piazzale. Abbiamo deciso di realizzare un piazzale importante per la stazione di Parabiago affinché si possa accogliere i visitatori o le persone che giungono a Parabiago tramite l'utilizzo della ferrovia, un luogo sicuro, accogliente e che sia ormai adeguato ai tempi in cui viviamo. Si realizzerà questo piazzale con una viabilità, subirà una modifica, avremo un senso unico, sistemeremo i parcheggi in modo tale che chiunque possa scendere dal treno o raggiungere la ferrovia in sicurezza. Diciamo che questo tra l'altro è il punto terminale della pista ciclabile in direzione della stazione, tant'è che abbiamo qua alle nostre spalle anche la nuova velostazione per 96 posti, realizzata su due piani, che ci permetterà veramente di offrire un servizio integrato ai nostri cittadini. Abbiamo voluto veramente investire molte somme, dobbiamo ricordarci che circa 800.000 euro di 1.400.000 euro di contributi fondo perso arrivano dalla Comunità Europea e la velostazione era fondamentale per coloro che raggiungono Parabiago possano trovare un luogo adeguato per ricoverare la propria bicicletta. Bene ragazzi, l'ultimo pezzo per raggiungere il municipio, dopodiché l'anello si conclude e possiamo andare tutti a raggiungere le proprie abitazioni tramite il nostro mezzo a due ruote. Andiamo ragazzi! Penso che ci siamo divertiti, è stata una bella passeggiata, e grazie, a presto a tutti, ciao!